Giancarlo Piccirillo, responsabile di Puglia Promozione, che oggi lancia un bel progetto molto innovativo, un grande cambiamento per un'industria fondamentale per questa regione. Che cosa succede? Cosa cambia in concreto? Ci si organizza, si esce dalla improvvisazione, si tenta di uscire dalla improvvisazione e dall'agire scoordinato. Una delle differenze sostanziali tra la filiera produttiva del turismo e le altre filiere è la pluralità di attori coinvolti nell'organizzazione del prodotto. Il prodotto non dipende da un solo soggetto, non dipende soltanto dalle imprese, non dipende soltanto dagli operatori pubblici, dalle istituzioni pubbliche, ma dipende da una comunità intera. Per questo è importante ed è necessario organizzarsi, per cui quando parliamo di nuova governance vogliamo significare una nuova organizzazione, dei nuovi ruoli, dove la parte pubblica, l'istituzione pubblica preposta alla promozione del territorio sui mercati internazionali e gli operatori privati si riorganizzano per poter lavorare insieme. La performance della Puglia è molto buona, ma voi pensate di migliorarla, si diceva oggi? Noi cresciamo più degli altri, ma non in una direzione che può dare una stabilità a questa crescita, poiché il nostro turismo, per quanto noi ci siamo scoperti destinazione turistica soltanto negli ultimi 10 anni, e con un turismo fortemente stagionale, concentrato in 2 mesi nell'anno, e fortemente domestico. Ecco, per poter dare a questa crescita comunque eccezionale una prospettiva e una stabilità futura, noi abbiamo la necessità di aumentare, allargare la stagione turistica in Puglia e aprirla ai mercati internazionali. Assessore Godeli parlava di albergo diffuso e di masserie, questa è un po' la vostra chiave di volta, o no? Beh, certo, noi facciamo della sostenibilità una cifra di tutte le politiche degli ultimi 10 anni di questa regione. È una chiave di lettura condivisa da tutta la comunità, dai cittadini, dal sistema delle imprese. Anche nel turismo sostenibilità significa non soltanto sostenibilità da un punto di vista ambientale, ma economico e culturale, quindi è la nostra identità quella dell'accoglienza, e quindi la trasformiamo in una filiera produttiva nel campo del turismo organizzata per piccole strutture e per strutture nelle quali avviene l'incontro tra il viaggiatore e la comunità, e quindi l'ospitalità diffusa è una caratteristica fondamentale della nostra offerta ed viene oggi riconosciuta come... Quali sono i problemi più importanti che vi trovate ad affrontare sul territorio? Servizi? I problemi sono sicuramente la messa in rete dei servizi pubblici e privati. Noi abbiamo un ottimo livello delle nostre strutture ricettive, a cui corrisponde una scarsa organizzazione dei servizi pubblici. Questo ovviamente non è un problema del turismo, è un problema della regione, e sul quale la regione sta facendo, la regione e tutti gli attori della regione, gli enti locali e gli imprenditori privati stanno facendo uno sforzo e tanti cambiamenti sono in atto, però oggettivamente la nostra qualità del sistema pubblico dell'offerta è migliorabile. E allora quest'anno che cosa prevedete? C'è già una qualche... Partiamo dal sistema della... Per quanto riguarda i servizi a terra cosiddetti, partiamo dal rinnovare il sistema dell'accoglienza e dell'informazione turistica. Noi abbiamo una rete diffusa su tutto il territorio di uffici di accoglienza e informazione turistica gestiti da una pluralità di soggetti. Andiamo dai comuni a quelli direttamente gestiti dalla regione, alle proloco, associazioni, eccetera. Abbiamo la necessità di unificare gli standard qualitativi con una carta dei servizi che unifica il livello della qualità dei servizi offerta su tutto il territorio regionale, da Vieste a Santa Maria di Lerca, e contemporaneamente stiamo mettendo mano al layout grafico ed estetico di questi uffici di formazione che necessitano di una riconoscibilità appunto come luoghi nei quali
i viaggiatori possano ricevere servizi, informazioni e accoglienza, esattamente come accade su altre destinazioni più evolute da questo punto di vista in Europa. E non avete la preoccupazione che un eccesso di turismo snaturi questo equilibrio sostenibile che la Puglia in qualche modo ha mantenuto? Altre regioni hanno avuto brutte esperienze in questo senso. Dipende dalle politiche infrastrutturali che si fanno, per cui noi il nostro turismo ce lo vogliamo scegliere, non puntiamo a un turismo di massa o un turismo non sostenibile. In questo la classe imprenditoriale è con noi, per cui noi anche per esempio sul sistema degli incentivi alle imprese noi andiamo su quella direzione, quindi su investimenti infrastrutturali assolutamente sostenibili e che colleghino l'offerta ricettiva con il patrimonio naturale e culturale. Per cui questa è la nostra strategia, noi il turismo che vogliamo ce lo vogliamo scegliere. Bene, in bocca al lupo per l'anno che si apre. Grazie. Crepi, grazie.